il mio momento blu con gli amici è stato la notte del mio matrimonio, che si sono ficcati tutti sotto il letto e nel momento più brutto sono usciti un po' tutti. Quello è stato il momento. Il mio momento blu è stato un giorno che siamo andati a Capodanno in un ristorante con degli amici e quando siamo usciti di lì non abbiamo trovato la macchina e invece era parcheggiata lì e che c'era un casino di gente, un casino di macchine e non vedevamo la nostra. Allora, il mio momento blu è quando sono andata a cena, mi hanno preso e mi hanno buttato in piscina e poi le hanno anche prese. Quello della vacanza, questa vacanza, viaggio tranquillo, siamo arrivati, abbiamo dormito in macchina, l'albergo non c'era. Il nostro momento blu è stato proprio poco tempo fa, stavamo in fila per andare a fare uno scivolo e una ragazzina che stava giocando con l'acqua, perché i ragazzini stavano giocando con l'acqua, lei ha visto che io l'ho guardata così, si è messa dietro a me, si è riparata e ha detto alla signora, mi fa un culo così, e lei ha detto, come è fatto, a indovinare. Ecco. Allora, il mio momento blu, che è un giorno che sono andata a scuola, sono andata con gli amici e siamo andati a fare una passeggiata e questo è il momento più blu, sono andata a casa con le botte. Il mio momento blu è stato quando abbiamo tirato un gesso alla passante a scuola. Il nostro momento blu in amore è stato quando il mio fidanzato mi ha organizzato una serata romantica. Tutto illuminato con candele e organizzato una ceretta romantica e poi a fine serata ci sono stati anche i pochi più belli. Il nostro momento blu in amore è stato quando in vacanza, nella mia vacanza a Cuba. Ci siamo conosciuti e ho deciso di venire seguendo. E mi ha seguito in Italia per 10.000 km e dopo tanti anni siamo qua con le nostre tre splendide bimbe.